Provate a pensare quali sono le cose più belle che avete realizzato nella vita. E gran parte delle cose più belle che noi realizziamo nella vita le realizziamo insieme a qualcun altro. Quindi non sono realizzazioni individuali, ma sono realizzazioni collettive, di gruppo, almeno due persone. Se ci pensate, nessun grande cambiamento è mai avvenuto per opera di singoli. Gesù Cristo stesso ha dovuto formare un gruppo, Buddha ha dovuto formare un gruppo, Assa Gioia ha dovuto creare i centri di psicosintesi. Quindi i cambiamenti possono essere veicolati attraverso gruppi, perché l'individuo si sviluppa all'interno del genere umano, sostenuto da altri regni della natura, poi dalla comunità e dalla famiglia, e quindi emerge l'individuo, e il percorso di psicosintesi deve portare a questa individuazione e allo sviluppo delle potenzialità individuali. Però tuttavia, se non si sviluppa una coscienza di gruppo, l'individuo rimane nel suo egocentrismo e rimane questa sorta di separatività gli uni con gli altri. Assa Gioia ne ha parlato di questo. Diceva che a un certo punto bisogna trascendere anche l'io stesso, perché anche l'auto-individuazione comunque contiene in sé una forma di separatività. Quindi lo sviluppo passa attraverso, lo sviluppo anche individuale, passa attraverso la coscienza di gruppo. Che cosa determina il fatto che un gruppo possa stare bene insieme? Perché, come vedremo dopo, i gruppi, così come gli individui, attraversano degli stadi evolutivi. Un gruppo può essere più o meno evoluto, può evolversi oppure involversi. Ciò che crea il benessere all'interno di un gruppo sono gli elementi che Assa Gioia definiva che fanno parte appunto dei retti rapporti umani. Quindi sostanzialmente la fiducia, la comprensione, il fatto che ci sia l'armonia interpersonale. Quindi per questo è fondamentale per il futuro lo sviluppo della psicosintesi interpersonale. Questo è anche uno dei motivi per cui io mi occupo di costellazioni familiari, perché utilizzo diciamo questa tecnica, questa metodologia, come psicosintesi interindividuale. Quindi c'è bisogno di sviluppare psicosintesi interindividuale. Questo è fondamentale per la creazione di gruppi che possono essere fondati sui reti rapporti umani. Poi che cos'è che dà forza a un gruppo? Non è che il gruppo sta bene insieme perché si vuole bene soltanto, ma perché riesce a collaborare insieme per raggiungere degli obiettivi. Il gruppo diventa forte quando insieme si superano le difficoltà per raggiungere gli obiettivi del gruppo. E questo è quello che determina la psicosintesi del gruppo. Il fatto che si possano raggiungere assieme, vivere assieme questi ideali, raggiungere assieme questi scopi, crea la psicosintesi del gruppo. Ovviamente questa psicosintesi è diversa a seconda se il gruppo è più o è meno evoluto. Adesso vedremo che cosa significa. Ma sostanzialmente un gruppo evoluto è un gruppo che ha sviluppato una coscienza di gruppo, ma in particolare anche che è in contatto con l'anima del gruppo. Perché come esiste un sé individuale, esiste un sé del gruppo. Il sé del gruppo non è la somma delle anime che lo compongono. Ogni gruppo ha una sua anima. Questa impronta, questa anima del gruppo, è indipendente dai membri che compongono questo gruppo.
Perché quando si entra in un gruppo, si entra in un campo di coscienza in cui noi siamo influenzati da quest'anima, e quest'anima prosegue anche quando i membri entrano ed escono dallo stesso gruppo. Così come vediamo, la psicosintesi ha questa anima per la psicosintesi che permane nonostante ci siano persone che vanno e che vengono, che entrano e che escono. Allora, questo, quanto si è più in contatto con l'anima del gruppo attraverso la coscienza di gruppo, tanto più il gruppo è evoluto. Il gruppo involuto è quello dove c'è un leader che svolge il ruolo del capo branco. Non c'è una coscienza adulta. La coscienza di gruppo è, diciamo, basata sulle dinamiche di dipendenza, dove il capo svolge la funzione di padre padrone. Quindi ci sono tutte le dinamiche di dipendenza, controdipendenza, noi siamo buoni, gli altri cattivi, capo espiatorio, espulsione in caso di disaccordo. Questi sono i gruppi involuti. Ne conoscete di questi? Diciamo, questo è un gruppo che non è particolarmente evoluto. L'unico modo per evolversi è attraverso il conflitto. L'unico modo per evolversi in un gruppo come questo è attraverso il conflitto, perché non c'è possibilità di sviluppo personale. In un gruppo che è più evoluto, che cosa succede? Inizia un processo di psicosintesi, dove, come diciamo, nella psicosintesi personale esistono la coordinazione delle subpersonalità, così non ci sono più elementi di egocentrismo, ma si favorisce una psicosintesi nel gruppo e il ruolo dell'io è svolto dal leader. Il leader che favorisce questa responsabilità, favorisce questa coscienza e non si pone come, diciamo, capo, ma come servitore. Questa è la caratteristica di gruppi che sono più evoluti di quello precedente. Conoscete di questi gruppi? Sì. Bene. Il gruppo più evoluto in assoluto è quello dove la leadership è condivisa. È condivisa perché non c'è bisogno di un capo, non c'è bisogno di un leader, perché tutti hanno un senso di responsabilità e di coscienza. Questo è possibile quando il leader è l'anima del gruppo, perché nel gruppo si lavora per avere questa sintonizzazione spirituale. E allora in un gruppo di questo tipo, che cosa succede? Che maggiore è la sintonizzazione spirituale, quindi l'innalzamento verticale, maggiore è l'armonia interpersonale, cioè si lavora in entrambe queste direzioni, si lavora per un'espansione, un'armonizzazione orizzontale e un'espansione, un innalzamento verticale. Quindi abbiamo detto che ogni gruppo ha una propria anima e ha un piano da realizzare. Questo piano è incluso, diciamo, nel proposito originario per cui è nato il gruppo, ma l'anima del gruppo possiede il progetto a cui i membri, in qualche modo, sono incaricati di interpretare questo piano. L'anima del gruppo cerca di manifestarsi attraverso i membri del gruppo. Cerca di manifestare la propria nota, la propria volontà, quindi anche i propri propositi. E ovviamente questo dipende dalla capacità del gruppo di essere ricettivo, perché come abbiamo gli annebbiamenti individuali, così esistono gli annebbiamenti nei gruppi. Ma noi abbiamo questa possibilità, abbiamo questi strumenti che ci ha dato Sagiovi, che sono la meditazione. Quindi l'unanimità, intesa come
sintonia con l'anima del gruppo. Quindi non è appiattimento, ma essere in sintonia con l'anima del gruppo. Noi la possiamo ottenere attraverso la meditazione recettiva e la condivisione. Meditazione recettiva, praticata in gruppo, ha lo scopo di mettersi in sintonia con l'anima del gruppo per ricevere le informazioni, per ricevere parte del piano, il prossimo passo da seguire sulla scala del progetto. Quindi come gruppo noi possiamo praticare la meditazione recettiva per ricevere queste informazioni e poi condividerle assieme. E quindi la volontà dell'anima può essere catalizzata attraverso la meditazione creativa. Quindi noi con la meditazione creativa poi possiamo realizzare nell'immaginazione quello che è il piano che l'anima ha stabilito per il gruppo. E una volta che noi abbiamo fatto questo, poi possiamo implementare questa immagine attraverso un'attività condivisa. Allora, i gruppi evoluti fanno questo. Noi abbiamo queste possibilità. A Vallombrosa condurrò un'esperienza di questo tipo, per chi sarà lì a fine agosto. E un dato scientifico che ci può interessare, visto che sennò la psicosintesi rischia di essere troppo astratta, fuori dalla realtà. Allora, ci sono dati scientifici in questo senso, perché negli anni 70, forse già lo sapete, è stato attivato questo progetto PEAR, dove si è indagata l'interazione fra mente e materia, e questo progetto è durato quasi 30 anni, poi è confluito in un altro progetto sullo studio della coscienza, dove si cercava di capire in che modo l'intenzionalità di una persona o di più persone potesse influenzare un generatore di numeri casuali, tipo il lancio della monetina fatto con un computer, dove dopo migliaia di possibilità il risultato è pari, 50%. Si è visto che l'intenzionalità di una persona di fronte al computer poteva spostare significativamente questa possibilità. Questo è stato studiato matematicamente, ma si è visto che se un gruppo fa questo, avviene, lo spostamento è molto più significativo. Inoltre si è visto che non c'è la connessione spazio-temporale, cioè se noi oggi ci concentriamo per spostare questa possibilità su questo generatore numerico che verrà fatto domani in Australia a una certa ora, avviene comunque. Lo spostamento significativo avviene comunque. Quindi l'intenzionalità di un gruppo è al di là dello spazio e del tempo. Si è visto che se le coppie sono maschili e femminili, cioè sono pari la presenza di maschi e di femmine, il risultato è 3,5 volte superiore. Questo ci dice anche qualcosa su cui dovremmo lavorare di più, che è la parità di genere all'interno dei gruppi. Poi c'è un altro elemento che è molto importante, che i risultati sono 6 volte maggiori, quando c'è un coinvolgimento affettivo. Quando c'è un coinvolgimento affettivo fra il gruppo, la potenza dell'intenzionalità è 6 volte più grande. Allora questo significa che noi possiamo generare dei cambiamenti. Possiamo generare dei cambiamenti significativi se lavoriamo sul gruppo, sullo sviluppo della coscienza di gruppo, sulla capacità del gruppo di entrare in sintonia con l'anima, e implementare attraverso la meditazione creativa e l'attività di gruppo queste indicazioni ricevute dall'alto.
questo era già contenuto nel Vangelo di Matteo. Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo loro.